Buongiorno a tutti i lettori di Calcio Napoli 1926, buon lunedì. Ancora una giornata dedicata a Juventus-Napoli perché la sfida che ieri non si è disputata all'Allianz Stadium si giocherà indubbiamente in tribunale. Il Napoli ha già pronto il ricorso perché domani, martedì, il giudice sportivo dovrebbe pronunciarsi in favore della Juventus, vale a dire una vittoria per 3-0 a tavolino assegnata ai bianconeri con un possibile punto di penalizzazione in sfavore del Napoli, ma la società ha già pronto il carteggio da presentare al tribunale perché chiaramente ci sono i documenti dell'ASL che certificano il divieto o quantomeno l'impossibilità di spostarsi e quindi di dirigersi a Torino per giocare la sfida. Una situazione che riapre il dialogo tra Spadafora, la FIGC e la Lega per rivisitare ancora una volta il protocollo del Comitato Tecnico Scientifico perché è chiaro che presenta delle falle. Si tratta di un documento vivo che va modificato di volta in volta, ma il Napoli potrebbe farne le spese. Nel frattempo, da oggi il club sarà in isolamento fiduciario a Castel Volturno. L'ASL ha sconsigliato ai calciatori il percorso casa centro sportivo per due volte al giorno e quindi ci sarà la quarantena fino più o meno al 14 ottobre, quando saranno trascorse 2 settimane dall'ultimo contatto del gruppo con Zielinski ed Elmas, che sono i due calciatori positivi al coronavirus. Quindi oggi sarà effettuato un altro giro di tamponi, di cui si attenderà chiaramente il risultato, ma nel frattempo i calciatori resteranno in ritiro a Castel Volturno presso l'hotel adiacente, di modo tale che possano restare isolati e formare la famosa bolla della quale si è tanto parlato in questi giorni. Infine si chiude con una notizia di mercato, perché oggi è l'ultimo giorno possibile per i trasferimenti. Ieri a Villa Stewart Bakayoko ha svolto le visite mediche con il Napoli. Oggi dovrebbe essere ufficializzato e potrebbe già cominciare la sua avventura in azzurro unendosi al gruppo di Castel Volturno. Infatti, se tutto burocraticamente si svolgerà nei tempi, il calciatore oggi sarà alla Filmauro, firmerà l'accordo prestito secco, quindi fino al prossimo giugno, dal Chelsea e poi si trasferirà direttamente al centro sportivo, e anche lui ha già effettuato un tampone e ne effettuerà un altro per confermare la negatività. Per oggi è tutto, appuntamento a domani, buona giornata.